Mi hai promesso che stamattina mi portavi a Traina. Hai fatto le scaviva? Niente Raffaele, stamattina niente calamari, niente scaviva. Questa mattina ti porto a fare una tecnica diversa, ti porto a fare Traina Light, una tecnica molto divertente. Bene. Vogliamo andare che è tardi? Perfetto, andiamo Enzo. Amici, il motivo dei nostri video non è quello di dimostrarvi noi quanto siamo bravi o quanto non siamo bravi, per meglio dire. Piuttosto è quello di rendervi partecipi e dimostrarvi come una determinata tecnica viene praticata in diverse zone della nostra penisola. Da qui nasce il motto: vediamo qui come si fa. Come hai deciso che ci mettiamo in pesca? Allora niente, adesso ci mettiamo sia la strisciolina di calamare sia c'ho delle seppioline, ho portato delle seppioline, inneschiamo anche queste seppioline qua, facciamo una canna questa qui e un'altra canna mettiamo con la striscetta, prepariamo il calamaro. Prendo il calamaro congelato, i calamari sono congelati, questi qua surgelati che vendono in pescheria, lo pulisco stesso in vasca che è più comodo. Lo priviamo della pelle, ok, e lo tagliamo. Lo battiamo un po' in modo che lo rendiamo più morbido, più succoso. Facciamo delle striscioline. Ok. E lo inneschiamo. Innesco semplicissimo. Due ametti, come puoi vedere, sono due ametti piccoli, però robusti, perché qua poi può capitare anche questa il Questa era la sorpresa, ci vuoi dire? Sì, di solito. Questa era la sorpresa. Spesso capita il pesce grosso, anche dendici abbastanza grandi. Non diciamo nulla, non diciamo nulla, ma aspettiamoci la sorpresa. Certo. Adesso inneschiamo pure la seppiolina sull'altra canna. Vabbè, vedi, questi sono tutti pesci foraggio e poi in effetti qui in mezzo ci possiamo trovare il predatore, possiamo trovare sia la tanuta, il padro. Possiamo trovare il dendice, la cernia, siamo su fondo roccioso, qualche bella marcatura si vede, speriamo bene. Ce l'ha, è fitto, guarda, eccola qua. Amici, democraticamente sono l'ospite, quindi dovevo andare io alla canna.
Ed eccola qua. Raffaele, facciamo una cosa, recuperiamo un attimo le canne, ci spostiamo un po', facciamo un giro cioè adesso stavamo contro corrente, adesso lo facciamo a favore di corrente, vediamo che succede, poi eventualmente ci spostiamo di scoglio. Niente, recupero Raffaele perché ho avuto delle testate piccole. Erano due pesci differenti, prima è venuto a mangiare penso un pacro perché erano delle testate e poi è venuto subito dopo la tanuta piccola, sempre ha mangiato, però penso che si è mangiato l'isca o ha rovinato l'isca, controllo. Ha mangiato anche a me, però lo stesso penso si è portato via l'isca. Peschiamo un'altra seppiolina. Per il momento i pesci non sono attivi, stanno mangiando qualche pesciolino piccolino, tanute piccole. Dobbiamo aspettare che cambia qualcosa, se si mette un po' di vento. Non sappiamo com'è il fondo. Comunque, noi ci proviamo. Infatti non ci siamo sbagliati. Ragazzi, sempre sulla strisciolina di calamaro, innescata da Enzo. Mi ha fatto vedere un trucco, lui non lo vuole dire, ma dopo ve lo mostro. Bellissima tanuta. Ragazzi, tecnica veramente molto divertente, solamente che Enzo oggi ha deciso di farmi lavorare solamente a me. Un'altra bellissima tanuta. Ma ci cambi il terminale, dato che l'acqua è molto scura, vedi come visto sulla strisciolina stanno mangiando e sulla seppiolina non stanno mangiando, sì. Molto probabilmente perché l'acqua è scura ancora di più sotto a fondo. Ci voglio mettere questi due ametti con un accorgimento, con un piccolo polipetto che è un po' fluorescente. Siamo sempre a un 0,45. Enzo, ottimo accorgimento, però adesso mi devi innescare quella canna di nuovo tu. Vabbè. Con quel piccolo segreto, ci facciamo vedere? Sì, no, semplice, basta che... Niente, Raffaele, io a me mi piace innescarlo proprio bene perché deve navigare bene, deve simulare veramente un pesciolino in fuga. Quindi uso tutti gli accorgimenti che posso usare quando vado a innescare. Lo piego pure il calamaro, la strisciolina. Questo è una cosa veramente importante, di piegare la piego e gli faccio passare comunque l'amo dentro e rinforzarlo in modo che quando mangia il pesce non se lo porto subito via. Ecco qua, semplice semplice, e quando naviga naviga abbastanza diritto. Amici, questo è il piccolo trucco di Enzo, soprattutto in queste condizioni, magari quando, come diceva Enzo, l'acqua è un po' più torbida.
ragazzi, non è un pesce molto grosso, però il piccolo trucco di Enzo subito ha funzionato. Eccolo qui, sta arrivando il piombo, lo sganciamo. Un'altra bella tanuta, dai, non ci possiamo lamentare, un bel pesce. Pensavo più piccolo. Enzo, oggi notavo che la striscia di calamaro sta funzionando molto di più rispetto alla seppiolina. Come mai tu pensi che ci sia questa grossa differenza? Perché poi si nota veramente una grossa differenza. Molto probabilmente ci sta il fatto che l'acqua è scura e quindi la striscia di calamaro è bianca, quindi è più visibile rispetto alla seppiolina. Anche quello, perché comunque la seppiolina, quando io la utilizzo, è veramente efficace. Anche per predatori grandi, mi ha regalato tantissime volte pesci grossi con la seppiolina così piccola. Però oggi non il calamaro sta facendo veramente la differenza. La postura, la strisciolina bianca è più visibile. Non è molto grande, quindi la liberiamo questa. Diamogli la libertà. Ragazzi, che divertimento la Traina Light, che divertimento! Ragazzi, purtroppo si è slamata, doveva essere una bella tanuta. Mentre recupera Enzo la sua, ecco la mia. Enzo, facciamo capire un po' ai nostri amici qual è l'assetto da tenere, da seguire in questa Traina Light, perché da quello che ho potuto vedere, anche come velocità, magari è veramente tutto simile a quella che è la più blasonata Traina col vivo. C'hai ragione, è la stessa tecnica, cambiano soltanto un po' le attrezzature, un po' più leggere, terminali un po' più sottili, poi è la stessa tecnica, piombo guardiano, io uso un piombo guardiano sui 500 grammi perché stiamo pescando su un profondità di 50-60 metri, cambia soltanto l'esca. L'esca è quella che i calamari che compriamo in pescheria, quindi una facilità non indifferente di poter reperire l'esca. Quindi Enzo, diciamo che è tutto uguale, se non quello che è il complesso pescante è un po' più leggero. Ho visto anche dallo strumento, ho visto che la velocità di traina più o meno è simile. È la stessa, intorno al nodo. Gli spot di pesca sono simili, quindi dobbiamo pescare sempre sulle formazioni rocciose. Solo i pesci, in effetti, qui andiamo a insidiare pesci un po' di tutte le specie, perché mi è capitato di prendere di tutto con questa strisciolina di calamaro. Ho preso dalla perchia al pesce San Pietro, al dendice, alla cernia. In effetti so che tu la consigli molto questa tecnica anche alle persone che porti solitamente a pesca, che accompagni, essendo Enzo una guida federale. So che consigli tanto questo tipo di tecnica, soprattutto per le persone che si vogliono avvicinare come primo step a quello che è l'avvicinamento alla traina col vivo. Traina col vivo, sì. È un trampolino da lancio proprio per chi si vuole avvicinare alla tecnica della traina col vivo. Sì. È molto importante, prima di passare direttamente alla traina col vivo, divertirsi prima un po' con questa tecnica light. Sì. Ora un'altra cattura.
una piccola tanuta. Facciamo in maniera molto veloce per cercare di liberare la struttura. Enzo, questo mi sembra proprio un bel pesce. Vediamo un po' che cosa ci ha regalato la seppiolina. Bella tanuta. Bellissimo, piano piano, tieni la frizione, questo è un bel pesce. Bravissimo Raffaele. Non mollare la canna, non mollare la canna. Tieni sempre testa. L'aveva marcato l'eco scandaglio. Ragazzi, Enzo non si sbaglia mai. Aveva detto, aveva marcato sull'eco scandaglio dei pesci, dei bei pesci. E guardate un po' la canna. Speriamo bene. E con la seppiolina, eh? Riscatto della seppiolina. Enzo, mi hai detto della sorpresa, mi hai detto della sorpresa. Ragazzi, la sorpresa di Enzo, questa non è mia, ma è di Enzo. Ragazzi, Enzo ci aveva promesso la sorpresa e così è stato. Grande Enzo, grande! Enzo, ora è arrivato il momento che mi devi e ci devi mostrare come realizzare un terminale per questo tipo di traina. Parlaci dell'amo, del terminale e del preterminale. Va bene. Allora, iniziamo dagli ami. Dato che pescheremo pesci di media taglia, useremo degli ami non molto grandi, sì. 2-0, 3-0, poi dipende dal tipo di marca, cambia un po' la tipologia, comunque sono piccolissimi, sono proprio piccoli. Io li faccio con un terminale da minimo un 0,40, sì, a salire 0,47. Sì. Oggi ho preferito, dato che l'acqua scura, ho preferito, con la speranza di prendere un pesce più grande, ho usato il 44-45. Proprio perché, come abbiamo visto, che è mangiato un dente. C'è la possibilità di catturare qualche pesce. Catturare un pesce grande è peccato di dargli la possibilità di spezzare. Faccio due ami, uno scorrevole. Ah, realizzi un amo scorrevole. Sì. A differenza magari di alcune persone che usano utilizzare due o tre ami fissi, Enzo utilizza invece due ami, uno scorrevole. Lo stesso terminale che uso per la traina col vivo, lo stesso, è soltanto che cambia due ami più piccoli e il terminale un po' più sottile. Oggi abbiamo usato un 0,44-0,45 proprio perché, ecco qua, può capitare il pesce più grande, è peccato perderlo. Un terminale di circa 2 metri, poi ci sta il filo e il preterminale che è montato sul multifibra, è circa un 8 metri.
peschiamo quindi in corto, tutto avremo sì. una decina di metri di massimo di... 10 metri sì, peschiamo certo. 7-8 metri di preterminale, un 0 a meno un 30 libbre come preterminale, a meno un 30, io uso a meno un 30 libbre, non vado al di sotto perché dato sì. che siamo peschiamo sempre sulla roccia, quindi potrebbe rovinarsi il filo e spezzare, è peccato. A meno un 30 libbre che sono circa un 52-53 di diametro. Enzo ci ha illustrato qual è il nostro terminale, mentre invece io vi dico, abbiamo pescato con i Dalcanna Caralis 16 e Caralis 20. Come muri abbiamo utilizzato Gladiator Cup 40 Silver e Gladiator Cup 40 Oro, imbobinati con del multifibra abbastanza sottile, 19 massimo 23. Ragazzi, un altro bel pesce. Ragazzi, un altro bel pesce. Continuo a dare delle belle del fatto. Amici, la sorpresa di Enzo non era quell'altro dentice, ma secondo me era questo. Grande, grande. Grande Enzo. Enzo, cos'altro aggiungere su queste bellissime immagini? Traina light, due dentici, tante tanute. Che divertimento! Veramente è stata una bella giornata oggi, ci siamo divertiti tantissimo. Un grazie ad Enzo che ci ha illustrato questa bellissima tecnica e soprattutto se vi trovate in Cilento, amate la pesca, le emozioni forti, contattate Camerota Sport Fishing.